però è questa la condizione in cui oggi vive. Questo non è l'unico poi esempio, perché sarebbe bello che questa fosse l'eccezione a una costante cura delle nostre ricchezze, un'eccezione, diciamo, a una corretta manutenzione e valutazione. Però ne sono tanti gli esempi di questo tipo. Chissà quando gli sarà data, gli sarà restituita la giusta dignità. Innanzitutto Villasola, pur essendo oggi inserita nelle tabelle regalate dal Rotary Club o dai Lions, non ricordo, scusate, dai Lions al comune, non c'è un itinerario concreto, se non lo stesso che abbiamo fatto noi, cioè passando su una proprietà privata, entrando abusivamente tra queste rovine, senza che ci sia un custode che impedisca qualsiasi soprusso. Forse l'unica fortuna del fatto che non sia visitata ai turisti e che non ci siano ancora le firme vicino agli intonachi, che invece vediamo a Pompei Ercolano, cioè sono intatti, i colori sono praticamente ancora vivissimi, si vedeva da quel celeste che prima veniva indicato nell'altra stanza. Ma dovrebbe avere un particolare, scusa, bisogna partire di qua, se erano perfettamente toracati, c'erano i particolari, c'erano tutte le fughe e tutte le... Qua ci manca veramente a terra, se noi vediamo pezzi da terra, c'è intonaco, non so se... Sì, giustamente. Molto possono essere di qua e si prese comunque... Cioè, se qualcheduno volesse un souvenir, potrebbe tranquillamente venire qui, e chissà quanti lo hanno già fatto. Adesso magari proseguiamo verso l'esterno.